sempre commovente, commovente perché può sembrare facile per chiunque, però insomma stare sempre accanto alla teca mi rendo conto che è sicuramente la tomba di tre uomini dello Stato, tre uomini dello Stato che ci hanno creduto e volevano cambiare le cose. E noi dobbiamo dimostrare a tutti che quel giorno non li hanno fermati, perché la Quarto Savona 15, che era la sigla radio del dottor Falcone, continua a camminare. Nel segno della legalità e del ricordo, come Consulta abbiamo deciso di affrontare diversi personaggi che sono stati partecipi della lotta alla mafia. Questo discorso vale per Cesare Terranova, il nostro concittadino, che nel suo lavoro ha cercato di combattere e contrastare quelle che erano le organizzazioni mafiose. Altro discorso vale per Rita Atria, una giovane che a 17 anni si è suicidata a causa delle intimidazioni, a causa della paura che aveva della mafia. Lei a 17 anni ha avuto il coraggio di denunciare la morte di suo padre e suo fratello, loro erano dei boss della mafia. È motivo di riflessione sui vari protagonisti che hanno lottato contro la mafia. Soprattutto ci siamo concentrati anche sui giovani che si sono distinti e che hanno dedicato la loro vita alla lotta contro la mafia.